così accoglienti da sentirti a casa, così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta, così avanzata da non lasciare nulla al caso, così sofisticata da sembrare semplice, così attenti da costruirti un ambiente su misura, così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale a Torri di Quartesolo e Grancona. Benvenuti cari telespettatori all'approfondimento settimanale del Vaso di Pandora. La puntata di oggi trae spunto da un bellissimo libro che è uscito quest'anno, è Il tramonto della democrazia, e presento l'ospite graditissimo di oggi che è l'autore di questo libro, l'avvocato Marco Mori. Grazie dell'invito, un buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ecco, l'avvocato Mori è esperto sui trattati europei, esperto in macroeconomia e scrittore appunto con questo libro che sta ottenendo dei riscontri, devo dire, un interesse, direi, potrei dire anche entusiastico. Il tramonto della democrazia, e allora partiamo subito da una domanda ovvia. Quali sono le cause delle crisi economiche, perché sono strettamente legate? Guardate, la causa della crisi è stata raccontata e dichiarata in maniera, direi, confessoria direttamente dallo stesso Mario Monti. Non so se vi ricordate quella frase che disse una volta che fu alla presidenza del Consiglio, ovvero che le crisi e le gravi crisi sono lo strumento per obbligarci a cedere sovranità. Questo è un concetto abbastanza complesso di prima battuta da comprendere. In realtà è semplice, ovvero in questi anni il potere economico è diventato così forte e così potente da riuscire a schiacciare la democrazia e mettere di fatto i parlamenti di fronte ai fatti compiuti. A questo punto è inevitabile che il loro obiettivo era quello, piano piano, di toglierci democrazia e far sì di poter conquistare fette sempre maggiori dei vari mercati. Il discorso in Europa è avvenuto attraverso un ordinamento giuridico, perché l'Unione Europea, il sogno europeo, così era partita questa idea, è in realtà un ordinamento giuridico diretto a tutelare semplicemente gli interessi dei grandi gruppi finanziari, e lo fa sulla base di norme. Da qui anche la narrativa del mio libro, in cui si fa un esame, un'analisi puramente giuridica. Perché effettivamente, prendendo in mano le norme, si comprende che effettivamente si è voluto codificare un qualcosa che con la democrazia non aveva nulla. L'euro in questo contesto è un po' come potevano essere una volta gli eserciti di occupazione, perché l'euro non è una moneta, è un vero e proprio metodo di governo, un metodo di governo che con le sue regole dà come conseguenza unica la crisi. E poi possiamo magari entrare nel dettaglio. Ma e qui mi sembra quasi che c'è stato un salto qualitativo, fra virgolette qualitativo, nel senso che mi sembra si possa dire, se, mi dica lei se è d'accordo, che in questi ultimi decenni, soprattutto nel mondo occidentale, europeo, cioè non si combattono più le guerre, perché le guerre adesso si fanno con la finanza. Sì, è un po' più di qualche decennio in realtà, perché se noi leggiamo addirittura i verbali dell'Assemblea Costituente, quindi, 1947, esattamente, le verbalizzazioni fatte dai padri fondatori che hanno scritto poi la Costituzione del 48, noi addirittura leggiamo che la Seconda Guerra Mondiale fu causata, secondo loro, dalle politiche neoliberiste, ovvero da quel potere economico che sfuggiva al controllo e al coordinamento degli stati. Mi sembra che ci sia proprio in particolare l'articolo 41 della Costituzione, no? In sì, particolare proprio la genesi di questo La Costituzione ha una parte economica, dall'articolo 35 in sostanza al 47 per quello che ci interessa maggiormente, in cui è codificato un modello che è completamente opposto a quello previsto nei trattati europei e oggi applicato. Quel modello era un modello che riconosceva l'iniziativa privata, ma ci mancherebbe altro, però la limitava laddove in contrasto con l'interesse pubblico. Queste limitazioni
sono sparite nell'Unione Europea, che invece ha completamente deregolamentato ogni forma economica. E pensate appunto che i padri costituenti ci ricordavano davvero che nazismo e fascismo furono la risposta certamente sbagliata a un problema economico. Oggi stiamo ripercorrendo purtroppo gli stessi errori, perché non abbiamo più degli stati, quindi né a livello nazionale ma neanche a livello europeo, che intervengano limitando e controllando questi poteri. Ecco, allora, a proposito di libero mercato, no? Perché questo adesso è il fulcro, ecco, ma è vero che si autodisciplina o è una leggenda metropolitana o una tragica bugia? Per chi la diceva non era una bugia, cioè loro interessava semplicemente tutelare i propri interessi. Quindi un mercato deregolamentato va bene soltanto per il pesce più grosso, tutti gli altri muoiono. È, per fare un esempio stupido, come se noi giocassimo a Monopoli e pensassimo che fosse possibile finire in pareggio. Non puoi finire in pareggio. C'è qualcuno che alla fine vince, qualcuno vince, quindi in sostanza, se non c'è uno Stato che coordina, disciplina e controlla il settore economico, alla fine la ricchezza si accumula nelle mani di pochissimi. Quando pochi hanno grandi fette di proprietà, si crea per definizione quel potere economico che diventa potere politico e quindi impone le norme. Sì, ma ecco, mi scusi, forse la sto interrompendo, ma adesso stavo facendo una piccola riflessione, e veniamo un attimo, quindi facciamo un piccolo aggancio al referendum. Ma quando Confindustria appoggia quindi la riforma e il sì, calcolando Confindustria, molte sono comunque piccoli imprenditori, medio piccoli imprenditori, no? Se li paragoniamo alle multinazionali sono delle granelli di sabbia. Sono semplicemente masochisti, non sanno quello che stanno facendo, loro sono le pietanze più prelibate sulla tavola dell'alta finanza, quindi votando sì si vanno a distruggere, anche perché, ecco, diciamo un po' agli ascoltatori che cos'è questo referendum, perché si è parlato di tutto ma di temi che non hanno nulla a che vedere con il vero scopo della riforma. La riforma è fatta esclusivamente, e attenzione, lo dice il governo nella relazione preparatoria al disegno di legge, quindi voi lo trovate sul sito del governo, sul sito del Senato, a pagina 1, che la riforma serve per adeguare l'ordinamento interno alle stringenti regole della governance economica europea e alle relative stringenti regole di bilancio. Più chiaro di così come ce lo devono dire? Infatti entra in questa riforma l'Unione Europea in Costituzione in modo massiccio, obbligando tutto l'ordinamento nazionale ad adeguarsi alle norme dell'Unione Europea e creando un Senato di non eletti che diventerà l'organo di attuazione della normativa dell'Unione Europea. Quindi gli articoli 55, 70 e 117 in questo sono assolutamente distruttivi. E poi, ripeto, lo dice il governo. Questa riforma chiude un cerchio, perché era già partito dal 2001 a cercare un'azione che introducesse il cosiddetto vincolo esterno in Costituzione. L'abbiamo visto ancora più forte nel 2012 e ora cerchiamo di completare il disegno. 2012 mi riferisco ovviamente al pareggio in bilancio, che era entrato in Costituzione. Dopo parleremo un attimo del gioco. Ecco, in questa operazione in cui si va a chiudere sostanzialmente questo cerchio, e noi andiamo a perdere di fatto sovranità che non viene trasferita in un organismo democratico a livello europeo, ma di fatto evapora, si disperde e rimane soltanto vigente il rapporto di forza dei grandi poteri finanziari internazionali, che a questo punto di fatto impongono queste scelte alle democrazie. E in questo disegno la Jobs Act promosso da Renzi come si inserisce? Allora, il Jobs Act non ha nessuna utilità pratica per risolvere i problemi del paese. Il Jobs Act punta semplicemente ad abbassare i salari reali. Questo perché? Nel momento in cui tu non hai più la sovranità monetaria e quindi hai perso completamente la possibilità di emettere moneta dal nulla, non hai più banche commerciali che erogano prestiti, per recuperare le briciole di moneta necessarie a far andare avanti lo Stato devi utilizzare le esportazioni. Per acquisire posizioni di maggiore competitività sulle esportazioni tu devi abbassare i prezzi. Anche per, diciamo, relativamente credo che sia un disegno internazionale quello di assumere, ho letto addirittura 20 milioni di extracomunitari i prossimi anni, quindi vuol dire, sì. Il Jobs Act cos'è in un certo senso? Possiamo chiamarla sinteticamente una cinesizzazione del lavoro? Sì. Togliamo meno diritti. Considerate tutti. Che il rapporto di lavoro si basa ovviamente su un conflitto
tra datore di lavoro e dipendente. Se questo conflitto non è più paritario, e quindi se il datore di lavoro acquisisce troppo potere, di fatto il mercato del lavoro crolla, cambia completamente e i dipendenti non hanno più nessun tipo di diritto. Questo comporta un abbattimento dei salari. L'immigrazione è funzionale a questo tipo di disegno. È una competizione tra. E anche le parole, i termini che usano, che adesso ho usato anch'io, ma che è profondamente sbagliato. Il lavoro è un diritto, non si può chiamare mercato. Già il concetto di chiamare un diritto su cui si fonda la nostra Repubblica come mercato è aberrante e fa capire veramente il senso di quello che è successo. Io volevo anche citare... La interrompo un attimo, avvocato, perché ovviamente questo tema andrebbe trattato in un ambito di una conferenza e le sto chiedendo inevitabilmente una sintesi perché abbiamo circa 20 minuti. Quindi io do l'appuntamento fra poco, do la linea alla regia e ci rivediamo in studio. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome. Ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Ben ritrovati in studio, vedete in sovrimpressione la copertina di questo bellissimo libro, Il tramonto della democrazia. Allora, parlavamo con l'avvocato Mori durante la pausa pubblicitaria di un passaggio molto importante dato dal ministro Orlando. Sì, dall'attuale ministro della giustizia. Queste sono di quelle frasi che raramente sentite pronunciare in televisione, ma che danno le dimensioni del problema. Orlando ha dichiarato, c'è il video che lo attesta, era una conferenza fatta alla Versiliana, alla festa del Fatto Quotidiano. E cosa accadde nel 2012 quando fu inserito il pareggio in bilancio in Costituzione? E Orlando ha detto che ci sono poteri sovranazionali che non hanno basi democratiche, che ormai mettono i parlamenti di fronte al fatto compiuto. Quindi sono questi poteri economici che ci impongono le scelte, aggiungendo nello specifico che nel 2012 il pareggio in bilancio non fu inserito con un dibattito parlamentare, ma fu inserito sotto ricatto della Banca Centrale Europea, che disse: o mettete il pareggio in bilancio in Costituzione o noi vi chiudiamo i rubinetti e non ci sono gli stipendi alla fine del mese. Ovvero, lo Stato che non ha più sovranità monetaria, quindi non può emettere moneta dal nulla, deve prendere ordini da chi invece la moneta dal nulla la crea e come, la Banca Centrale Europea, che segue quell'insieme di regole, di norme che sono concepite con l'Unione Europea. La Banca Centrale Europea ha un unico obiettivo, che è quello della stabilità dei prezzi di fatto, che addirittura per norma, andatevi a vedere l'articolo 127 TFUE, la stabilità dei prezzi viene prima del benessere e della pace. Questa è l'Unione Europea. E quindi noi in questo referendum praticamente cederemo in certo senso la sovranità? Allora, teniamo presente questo. Dal punto di vista strettamente giuridico, la Corte Costituzionale, ancora da ultimo con la sentenza 238 del 2014, ha detto che le norme dell'Unione Europea non prevalgono quando sono in contrasto con i nostri principi fondamentali e i diritti inalienabili dell'uomo. Tuttavia,
con questa riforma si tenta proprio di scavalcare questa giurisprudenza e di far sì che un domani, se si volesse lasciare questa gabbia, sia necessaria una nuova riforma costituzionale. E voi capite che nel tempo, per riformare di nuovo la Costituzione, per togliere l'Unione Europea dalla Costituzione, i mercati ci uccidono, perché noi non abbiamo la nostra moneta. Noi non siamo la Gran Bretagna che è potuta uscire dall'UE, o comunque avviare le procedure per uscire dall'UE, senza subire ricatti dai mercati, perché loro hanno la loro moneta. Chiarissimo. Quindi non sono ricattabili. Noi che non abbiamo più la nostra moneta siamo ricattabili, perché di fatto non siamo più uno Stato. Cioè lo Stato, un organismo di diritto pubblico, esiste se ha i suoi tre elementi fondanti: popolo, territorio e sovranità. Se tu non hai più sovranità, non sei uno Stato, non sei più un ente di diritto pubblico, sei retrocesso a livello dei privati. Se non che i privati oggi, questi grandi gruppi economici, ti schiacciano, perché addirittura loro hanno la possibilità di emettere moneta. Perché perseguono oltretutto delle logiche, degli interessi che sono lontanissimi dalle esigenze, esatto, di miei, suoi e direi, infatti, a meno che non ci non sia pensate, un... Infatti non pensate quando parlo di questo che ci sia una spectre globale, non è questo il punto. Ci sono associazioni di categoria dell'alta finanza come la Commissione Trilaterale, il Bilderberg di cui sentite parlare, però anche al loro interno non c'è un'identità di vedute, sono gruppi in conflitto che provano anche a mangiarsi uno con l'altro, hanno però una sorta di comunione di intenti generale di togliere di mezzo gli stati e liquidare di fatto quelle grandi costituzioni del sud Europa che giudicano troppo socialiste, e qui addirittura il rapporto di JP Morgan del maggio del 2013 è illuminante, perché quando una banca d'affari vi chiede di cambiare la Costituzione, facciamoci delle domande. Loro non lo chiedono perché vogliono il nostro bene, loro lo chiedono per fare profitto, che è la natura stessa di questi soggetti, che è assolutamente normale, la natura umana. Quindi l'egoismo è un motore di sviluppo, ma l'egoismo deve essere calmierato, e chi è che lo può fare? Una repubblica, una democrazia lo può fare, con un Parlamento in cui, soprattutto un Parlamento che dovrebbe essere proporzionale per rappresentare tutti, in cui tutti gli interessi dibattono, si crea quindi un conflitto e da questo conflitto escono le leggi migliori per il pubblico interesse. Oggi quindi ci vuole più Stato, non meno Stato. Lo diceva già Tremonti prima della caduta del governo Berlusconi. Al TG1 rilasciò una dichiarazione dove disse che la crisi era causata dalla moneta privata, cattiva, lo disse lui, euro, e che era necessario più Stato decisamente. Ma infatti è proprio questo il punto. Dobbiamo tornare all'applicazione concreta del nostro modello economico costituzionale, che è molto molto semplice. Io lascio spazio all'iniziativa privata, ma quando contrasta con l'interesse pubblico, come avviene oggi, la stoppo, la fermo. Ho tutti gli strumenti costituzionali a disposizione, paradossalmente esiste anche l'esproprio di pubblica utilità se necessario, quindi ho tutti i meccanismi. Gli strumenti esistono. Basta applicarli e avere una classe politica che non viene nominata dai grandi poteri finanziari, ma che viene scelta da noi. Ma allora faccio un brevissimo un excursus storico, ma ritorniamo semplicemente all'autunno, alla novembre mi sembra del 2011, no? Dove spread che schizza improvvisamente, quindi quella è una manovra puramente speculativa, ma quello allora in questo caso si è trattato di un colpo di Stato? Sì, assolutamente, un colpo di Stato su cui dovrebbero muoversi le procure della Repubblica italiane, perché lì non era una manovra speculativa, cioè lo spread non salì perché qualcuno voleva guadagnarci, fu una manovra politica. Lo Stato italiano era sotto ricatto, parte la voce di voler uscire dall'euro, l'unica cosa saggia da fare per salvarsi. A quel punto cosa fanno? La Banca Centrale Europea, insieme alle agenzie di rating, attacca l'Italia. La Banca Centrale non acquistando i titoli di Stato italiani sul mercato secondario. Sul mercato primario è vietato per i trattati europei, però la banca, lo sapete, ogni tanto acquista al prezzo di mercato sul mercato secondario. Quindi la Banca Centrale smette di sostenerci, le agenzie di rating ci declassano, il differenziale di rendimento tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi si amplia, contemporaneamente Deutsche Bank vende i titoli di Stato italiani che aveva in pancia. Questo crea un picco di rendimento dei nostri titoli di Stato, secondo la logica domanda-offerta, ma fu artificiale. Lo spread cala quando? Non quando arriva Monti e rade al suolo l'economia italiana. Cala quando la Banca Centrale Europea, in particolare Draghi, dicono acquisteremo sul mercato secondario i titoli di Stato dei paesi in difficoltà senza limiti. A quel punto lo spread cala di nuovo.
Oggi, in odore di referendum, stanno di nuovo facendo salire lo spread. Vedo anche terrorismo mediatico, certo, no? Per dire che il giorno dopo siamo morti. Chiaro che il giorno dopo, se rimaniamo dentro queste regole, siamo morti. Ma se noi riprendiamo la nostra sovranità, siamo assolutamente vivi. Che ruolo gioca il sistema mediatico in queste... È diventato decisivo... Tant'è vero che trasmissioni come queste le facciamo prevalentemente sulle TV locali e non sulle nazionali. Certamente. Questo perché? Perché il potere economico si è comprato anche loro, ma se li ha comprati alla luce del sole, non si parla di operazioni strane. Semplicemente avevano i soldi per comprarsi le reti televisive e quindi nelle reti televisive passa un certo tipo di messaggio. L'abbiamo visto anche sui quotidiani. Un Sole 24 Ore che titolava nel 2011 fate presto, ci sembra... ora ne pagano le conseguenze, certo, loro stessi. Abbiamo fatto presto. Esatto, loro si sono comportati come dei soldati, gli davano un ordine che arriva dalle proprietà ed eseguono, perché nessuno che ha un minimo di conoscenza economica e giuridica potrebbe essere favorevole a questo sistema. Avvocato, guardi, ci avviciniamo velocemente purtroppo alla conclusione, perché qui di carne al fuoco ne abbiamo messa tantissima e io spero che gli spettatori stiano ricavando delle informazioni e delle comprensioni importanti. E veniamo a qual è una ricetta per uscire da questa crisi. La ricetta è recuperare le leve di sovranità, che non vuol dire nazionalismo, attenzione, sono due cose distinte. La sovranità in senso costituzionale significa avere il controllo totale di ciò che accade in casa propria, ma limitarla poi per quegli effetti della sovranità che colpiscono i paesi fuori dai nostri confini, chiaramente, che vanno oltre i nostri confini. In questo senso quindi recuperare il potere di imperio sul nostro territorio e applicare il modello costituzionale, tornare a una Banca d'Italia pubblica che emette moneta dello Stato italiano, che ne metterà a quel punto la quantità giusta nell'economia, perché non deve esserci né troppa né troppo poca moneta nell'economia. Oggi, paradossalmente, la gente ancora pensa all'inflazione, ma oggi siamo in deflazione, che è il dato macroeconomico che certifica l'assenza di quantità giusta di moneta nell'economia reale. Darci poca moneta serve al potere finanziario per saccheggiarci, perché noi non abbiamo più soldi. Chiaro. Se invece recuperiamo le leve di sovranità, noi possiamo immettere nel sistema la quantità giusta di moneta, abbandonare ovviamente l'Unione Europea, perché è un ordinamento che vieta il coordinamento, il controllo e la disciplina del settore economico, e in Italia ripristinare il modello costituzionale. Quindi tornare a limitare il mercato quando va contro l'interesse pubblico. Ma pensate che queste cose mica le dicevano i comunisti. Cioè Aldo Moro, non certo un comunista, in Costituente scriveva e diceva che è insostenibile una concezione liberale in materia economica, soprattutto per raggiungere il maggior benessere possibile. E ricordava come era necessario addirittura un controllo, una disciplina a livello mondiale del settore economico. Le libertà sono un'altra cosa, non sono le libertà di fare profitto. Non confondiamo la libertà di fare profitto, che deve e può essere stoppata quando va contro l'interesse pubblico. Quindi in realtà non è così difficile. Certo, bisogna essere molto decisi, perché se una grande multinazionale dice io sposto la produzione, vi porto via le industrie, delocalizzo, tu dovrai fermarla, ma anche in questo la Costituzione ci aiuta, prevedendo ad esempio gli espropri di pubblica utilità. Quindi praticamente sintetizzando e chiudendo il concetto, il mercato deve tornare sotto i parlamenti e salvaguardiamo la Costituzione attuale, perché se il cambio deve essere in quella direzione, meglio stare fermi, bocce ferme, assolutamente, teniamoci questa, sì, e ragioniamo. Non solo andrebbe salvaguardata l'attuale, bisognerebbe tornare indietro, cioè eliminare tutte quelle modifiche che già in questi anni dal 2001 in poi l'hanno inquinata. Tornare al modello precedente. Infatti l'unico programma politico serio oggi è ripristinare la Costituzione del 48, spiegando ovviamente cosa significa, che è un discorso ovviamente un pochino più complesso e che riprenderemo magari. Però ricordati che è facile, perché noi non immaginiamo lo Stato di fantasia, immaginiamo semplicemente uno Stato normale, come siamo stati fino al 1981. Quando poi ci fu il divorzio Tesoro Banca Italia ed esplose il problema del debito pubblico. E qui riprenderemo in seguito in un'altra puntata, perché io sicuramente la inviterò di nuovo, avvocato. Io la ringrazio molto, ricordo questo bellissimo libro, Il tramonto della democrazia, dell'avvocato Marco Mori, è acquistabile anche online sul sito ibs.it. Sì. Grazie ancora a lei, io ringrazio gli spettatori per l'ascolto e l'attenzione e do appuntamento alla prossima puntata.